di un supermercato. Sono qui a fare la spesa. A parte che se trovi quel cambio in tasca di cultac al coppio. Non ho per niente voglia di fare la spesa. Però sono qui a fare la spesa. Appena finito vado a casa a vedere Beautiful. Adesso devo vedere. Perché questo supermercato qui è strano. Non sei te che vai dai banchi, ma sono i banchi che vengono da te. Eccolo qui che è arrivato. Buongiorno. Banco del pesce. Lei è venuta qua perché voleva prendere del pesce. Lei è venuta qua perché voleva prendere del pesce. Le ho fatto una domanda. Lei è venuta qua perché voleva prendere del pesce. Che dentro le cassette di Power. Guarda mamma mia, storica, guarda mamma mia, sta abismo di vedere, guarda mamma mia, Loch Ness, guarda mamma mia, Sharon Stone. La parla George Clooney. Che marca di pesce le do, che marca di pesce le do? Mezza orata, la mangia in 30 minuti. Un'orata? In 60. Come intelligente. Lei è venuta qua perché voleva fare dell'organizzazione, lei è venuta qua perché voleva fare dell'organizzazione, voleva farmi ridere, voleva farmi ridere. Non si capisce niente, eh. Te è un della Madonna. Vada via il culo. Su che te lo infilo se ti metti di profilo. Tanto non può capire il dialetto di Udine al mare. Sì, già, perché adesso a Udine c'è il mare. Non sei scemo te. Guarda mamma mia. Sì. Guarda mamma mia. Sì. Guarda mamma mia. Sì. Ce l'ha la casseruola. Ce l'ho la casseruola. Ma c'è chi da chi da basso, chi da chi da con i manici. C'è chi da basso, chi da chi da con i manici. Ma c'è chi dentro un gofano. Ma c'è chi dentro un gofano. Guarda mamma mia. Senta. Guarda mamma mia. Senta, mi mette una cornetta come nelle chiese. Guarda mamma mia. Così si traduce, perché sennò non capisco niente. Allora, pigli l'orata, la inciucchi, la inchianta, casseruola. Ma dove ha fatto le scuole lei in Libano? Non si capisce niente. Guarda mamma mia che ti insegno, guarda mamma mia. Picchi l'orata, la inciuppi, la inchianta, casseruola, pa testa. E se non sta zitta, ci apre le pinne, il fucile e gli occhiali. Mediterraneo! Guarda mamma mia! Impero ottomano! Guarda mamma mia! Calabria saudita! Guarda mamma mia! Picchi la casseruola e la metti su un forno. Ce l'hai un forno? Metto le cuffie. Picchi la casseruola. Sì. La metti su un forno. Sì. Ce l'hai un forno? Mi puoi fare la domanda per cortesia? Picchi la casseruola. Sì. La metti su un forno. Sì. Ce l'hai un forno? È la stessa domanda di prima questa. No, Selvarani. E allora non va bene. E già mi butti via 40.000 euro la cucina perché un palume non gli va bene il forno, pensa te, ma lascia stare, va. Prendi la casseruola, la metti su un forno, accendi un forno con stutuco. Ma cos'è lo stutuco? Un sardo che non va di colpo, lo stutuco. Essere alto 80 centimetri. C'ho le mensole basse, c'ho! Brucio tutta la cucina, brucio! E che me ne furta mia, che me ne furta mia, e che me ne furta mia!
Sì, ma la cucina è mia! Sì, ma la cucina è mia! Sì, ma la cucina è mia! Guarda, mamma mia, sì, che la casseruola ci metti! Guarda, mamma mia, nella casseruola sì, ci metti aglio, olio, aglio, olio, aglio, olio e un cicinin di stutone. Ma parla la tua lingua, va! Ma avete fatto un concorso o vi hanno scelto così per caso, per strada, eh? Ho fatto un corso di lingua in corrispondenziale, comunque mi asterisco da quello che dice lei. Vuole che le insegni un altro pescio? Sì, fuori, tanto ho messo il disco orario 38 ore, posso così star qui. Ce l'hai la casseruola? Ce l'ho la casseruola! Ma c'è chi da passa, chi da con i manici, c'è chi da passa o chi da con i manici? Sì, ma fatelo dare continuato e ci trovo a chiudere. Allora, guarda mamma mia, pigli un polipo. Lo tagli a metà, sì, lo apri a quaderno, sì, perché dentro c'è l'inchiostro. Poi pigli un polipo e lo lanci contro un muro. Ma un muro, chi tu liscio, chi tu da buccia d'arancia, e chi tu liscio, chi tu da buccia d'arancia, e chi tu d'arancia. Non so se è chi tu liscio, chi tu buccia d'arancia, chi tu liscio, chi tu buccia d'arancia. Però se ci ha aperta la finestra, il polpo va fuori. Comunque, credo secchia, lei ha preso un granchio e lei non può cambiare il processo biologico dell'umanità, perché l'asse cartesiano XY ha sempre delle caratteristiche che la portano a continuare nel futuro, fino a quando la vita avrà vita, fino a quando la morte cesserà. E si ricordi che le trote hanno le spine perché nel fiume c'è la corrente. Ma vaffanculo! Che strano questi supermercati. Di certo la pubblicità non è da meno. Anton Giulio non può fare a meno di notarlo. Quanto è diverso il fantastico mondo della TV dalla sua noiosa routine quotidiana. Magari, se ci prova, con un po' di impegno, anche